Attenzione, Zavarov per Schillaci, gran tiro ed è 1-0. Schillaci, Alessio, palla pizzicata dalle gambe di Ping. Casiraghi è pronto e firma così il suo primo gol in campionato Serie A. 22esimo, è l'ora di Schillaci. Marocchi, Tricella, Schillaci. Salvatore piazza una botta delle sue. Fa 2-1. Giorgi allora toglie Kubik e aggiunge un'altra punta. Per la Juventus con il modesto Gurnik di Zabrze. Dopo 11 minuti la prima prodezza di Schillaci, che Caricola non riesce a tenere e che rovescia in porta indisturbato al termine di una rapida azione volante. E la Juve torna in gol ancora con Schillaci, che schizza sulla destra e inganna Gregori con un forte rasoterra. Adesso è la velocità con cui sorprende la difesa rossonera in occasione del secondo gol di Schillaci, che arriva a quota 7, lo dimostra. Nel finale il ribaltamento del punteggio con le due reti di Schillaci e Casiraghi. Il minimo scarto e soprattutto il gol subito rendono oltremodo difficile il ritorno anche per la formazione di Zoff. Trio di Agostini, Zavarov, Schillaci fa sorridere Zoff ed il nucleo del tifo bianconero. È Schillaci a mandare in rete al 28esimo, proprio allo scadere anche oltre, Marocchi, Galia, Marocchi, Schillaci ed è rete. Il Verona si rassegna ad una gara di contenimento ben più efficace di quanto dica la classifica. Cede soltanto a 8 minuti dalla fine, condannato dall'11esimo gol in campionato di Schillaci. Si libera, poi tira, rimpallo su Bertol, pallone buono per Casiraghi che non sbaglia. 2-0. Dal dischetto Schillaci manda in gol il pallone e nell'almanacco del C'era una volta il famoso stile Juve. La mossa del tecnico è quella vincente, perché su cross di De Agostini corretto da Schillaci è proprio l'ex monzese a realizzare un gol decisivo convalidato da Mendolia ma contestato dalla Lazio. Dal 2-1 si va sul pareggio realizzato al 20esimo da Totò Schillaci. Avevo fatto uno spazio per De Agostini e Barros. E l'azione Zavarov-Alenikov-Schillaci del primo gol conferma la rapidità d'esecuzione già espressa dai bianconeri in Coppa Italia. La potenza e lo stacco aereo di Pierluigi Casiraghi, per lui anche gli elogi del commissario tecnico della Nazionale Vicini. Entrambi a quota 13 nella classifica cannonierica, Casiraghi sfruttare un liscio di qualco, sottraendo all'incontro qualsiasi interesse agonistico e coronando una domenica ricca di spunti sempre più convincenti. Gran colpo di testa di Casiraghi e Tancredi è battuto, 1-1. Il tiro è il fallo di mano, vediamo che l'arbitro indica che il gol è valido. C'era stato un fallo di mano, l'arbitro ha concesso la regola del vantaggio. Sul cross di Baggio, proprio Casiraghi si esibisce in una gran rovesciata per il 2-0, gran gol il suo. Gol di Schillaci, ma la Juve ha rischiato nel finale forse per un pizzico di deconcentrazione. Una volta ancora con Casiraghi, il tiro di Casiraghi, la palla in rete! De Agostini per servire ancora, fa il tiro e segna! Incredibile, gli ho visto! Si fa il tiro, prima ancora ho intuito che stava alzando, stava caricando. Schillaci! Atterramento di Schillaci e rigore segnato da Baggio dopo appena 2 minuti. Nel giro di un quarto d'ora si era avuta la netta sensazione di una squadra in grado di abbinare finalmente inventiva e incisività, animata dalle giocate imprevedibili di Estro e Rebaggio e trascinata dal cingolato Casiraghi. Trovano la concretezza che soltanto l'opportunismo di Schillaci sa garantire. Il primo gol scaturisce da un'iniziativa di De Marchi, e cioè un irresistibile, saettante e ispirato Esler. Fermare Baggio è già un'impresa, fermarne un altro diventa pressoché impossibile. Da questi a Corini,
due interventi prima di Alemão e poi di Rizzardi in difesa, Casiraghi ed è rete. Da dietro arriva Casiraghi per Simone, non c'è niente da fare. Baggio, Esler, Casiraghi. Siamo al 50°. Fa quel che più le piace, gol compresa. Il quarto alla mezz'ora, gran numero di Esler con tocco finale per Casiraghi. La Juventus, irrobustita da Maifredi, si scatena nella ripresa, trascinata da De Agostini, autore dell'assist per Casiraghi. Un grave errore, tiro e gol incredibile di Casiraghi. Guardate il passaggio errato da parte di Zinetti, lo stop rapido e di piatto per essere molto più sicuro, mette a fil di palo. E la ripresa si affida soprattutto a Dessler, alle spalle di Schillaci e Casiraghi. Scaldandosi per Terni, Ariete Bianconero azzanna il pallone e lo scarica in porta. Il gol partita di Casiraghi all'inizio della ripresa dopo un primo tempo equilibrato ma avaro di emozioni. Poi il tocco all'indietro, nell'araccio il gol della Juventus con Casiraghi. Temporaneamente in campo e vede proprio Totò Schillaci riscoprirsi uomo gol dopo qualcosa come 6 mesi. Arriva puntuale Casiraghi, 3-0. Certo, al 14° ecco il gol, Schillaci, deviazione di Albertini, ribatte Rossi, Baggio riprende molto bravo per Casiraghi che insacca. Gol di Casiraghi che chiude virtualmente l'incontro, premiando il dominio dei padroni di casa, soprattutto nel gioco acrobatico. Ripresa, i piedi buoni di Roberto Baggio permettono a Casiraghi, uomo copertina dell'ultima settimana, di chiudere l'incontro. E sfiorano la palla che viene però colpita in tuffo di testa da Totò Schillaci. La ripresa, la cronaca registra pochissimi episodi di rilievo, ma fra questi c'è l'attimo fuggente di Schillaci, facciata spettacolosa di una Juventus senza sussulti. Persino il portiere Gregori si complimenta dopo il remake di Italia 90. A Marocchi, da questi a Casiraghi ed è gol, 4-1. Col campo e buona visione del gioco in occasione del pareggio bianconero. In seguito ad un cross di Baggio e ad una conclusione di Schillaci. La squadra di Trapattoni, priva di Baggio, si porta in vantaggio al 22° del primo tempo, su azione nata da calcio di punizione, passaggio di Casiraghi e gol di Schillaci. Mettono in cantiere l'azione della seconda rete. Anche questa è una manovra. Si realizzano il terzo gol con Casiraghi. Yelpo resiste, ma sulla replica di Casiraghi il miracolo è impossibile.